Dalla Moldavia arriva un gruppo di famiglia numeroso e sorridente, composto anche da alcuni giovanissimi. La troupe è guidata da Dimitri Valensuk, che ci propone alcune soluzioni assolutamente originali nell'uso delle pertiche. Piccolo Sasha, che ha l'aria di divertirsi un mondo. Suo padre inventa per lui e per il pubblico giochi sempre nuovi, nei quali le pertiche diventano ora trampoli, ora trapezio. Cavallina fatto con i trampoli. Posso immaginare Valensuk mentre guardano fiumi in piena, scalano montagne elevate e superano invalicabili muraglie sulle loro lunghissime gambe. Le pertiche sono molto lunghe e poco maneggevoli. Ci vuole una grande perizia per ottenere certi risultati. Entra in campo una pertica ancora più lunga, sarà almeno 6 metri. La troupe Valensuk sta preparando un altro mirabolante esercizio. Il Festival del Circo di Monte Carlo è la più importante manifestazione circense del mondo. Un'enorme macchina organizzativa impegnata per garantire la riuscita di questo spettacolo, nello spirito voluto dal principe Ranieri, cioè di segnalare nuovi artisti e promuovere l'immagine del circo. Grazie a questo impegno possiamo ammirare ogni anno le ultime novità della pista, come le proposte dei Valensuk. Con le pertiche riesce a costruire delle geometrie sempre nuove, bravissimi! Le invenzioni di Dimitri stanno riscuotendo un buon successo.
sono pronti per un altro sbalorditivo esercizio.